great big story. Vita in fuga, nascondersi come i topi, i luoghi remoti dimenticati dagli uomini e da Dio, ma che presto o tardi vengono espugnati. Dove si nascondono, come si cattura un latitante? Oggi vi mostriamo il luogo in cui aveva trovato rifugio per nascondersi alle patrie galere Girolamo Facchineri, mafioso, discendente di un casato 'ndranghetista di rango che tanto sangue aveva versato e aveva fatto versare nella storia criminale della piana di Gioia Tauro. Quella che vi raccontiamo oggi alla C-Dossier è la storia di un fuggiasco, ma anche la storia e la vita di uomini, di servitori dello Stato, il cui scopo nella vita, giorno dopo giorno, è dare la caccia a chi fugge dalla legge. Le autorità tutte, le forze di polizia, i magistrati, hanno sempre cercato, cercano e cercheranno di trovare questi soggetti, questi pericolosi criminali, per metterli di fronte alle loro responsabilità giuridiche e, in senso lato, anche etiche e morali. Siamo nel cuore dell'Aspromonte e questa è la strada che quella mattina del 7 marzo i carabinieri reggini hanno percorso per catturare il latitante Girolamo Facchineri. Un chilometro di strada sterrata, inghiottita nella montagna. Noi siamo usciti da Cittanova, abbiamo preso questa strada sterrata che sale fino a Passo del Lupo. Adesso ci troviamo qui, in questa zona. Siamo scesi dai mezzi, abbiamo intrapreso questo sentiero che scende fino a quest'altra piccola fiumara e che risale in zona Colle Longo. In questa zona è stato trovato il rifugio dove poi c'era il latitante Facchineri. Pensava di essere introvabile il presunto boss di Cittanova. Girolamo Facchineri ha passato mesi e mesi in un casolare immerso nella vegetazione. Condannato in primo grado dal GUP a 5 anni e 4 mesi di carcere per aver mantenuto la latitanza di due Mamma Santissima della Piana di Gioia Tauro, Giuseppe Crea e Giuseppe Ferraro, arrestati il 29 gennaio del 2016, Facchineri non voleva fare la stessa fine. Fu l'unico a sottrarsi all'operazione Spazio di Libertà, messa a segno dalla procura antimafia di Reggio Calabria nel luglio di 2 anni fa. I carabinieri lo hanno scovato nel territorio compreso tra Cittanova, il suo fortino criminale, e Maropati. Assolto dall'accusa di associazione mafiosa, la sua posizione è però al vaglio della Corte d'Appello. Rispetto ai grandi latitanti arrestati negli ultimi anni dalle forze dell'ordine, Facchineri ha tentato di sottrarsi alla giustizia usando sistemi antichi, appartenenti alla 'ndrangheta vecchio stampo, quelli propri di una famiglia che da sempre ha sfidato lo Stato con questo modus operandi. Luoghi incastonati nel nulla e una fitta rete di fiancheggiatori che per sostenerlo faceva chilometri e chilometri. Molti membri della famiglia e della cosca Facchineri hanno vissuto negli anni, numerosi anni di latitanza. Per fare qualche esempio, lui è figlio di Facchineri Domenico, classe 31, che già nel lontano 58 fu diffidato e dichiarato mafioso, poi si rese responsabile di altri gravi reati come l'omicidio nell'ambito delle faide che venivano contrapposte alla famiglia Facchineri e Rasogulla Cialbanese. E anche lui negli anni 70 ha vissuto periodi di latitanza. È fratello di Facchineri Rocco,
classe 59, il quale fu arrestato nel 2005 dopo ben 20 anni di latitanza. Fu arrestato proprio a San Giorgio Morgeto, poco distante da dove è stato poi catturato appunto Girolamo, ma ancora è cugino di Facchineri Luigi, classe 66, che fu inserito nella lista del Ministero dell'Interno dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia, arrestato nel 2002 in Francia. Ancora cugino di Facchineri Vincenzo, anche lui arrestato nel 2009 a Milano dopo un periodo di latitanza, o Facchineri Giuseppe, arrestato proprio dalla compagnia di Torre Nova nell'aprile 2017. Quindi diciamo che il sottrarsi alle provvedimenti dell'autorità giudiziaria può essere considerata una specificità e una caratteristica della cosca Facchineri. È quasi l'alba. I carabinieri della compagnia di Tauria Nova, appartenenti al gruppo di Gioia Tauro del comando provinciale Reggino, vanno ad arrestarlo. I primi quella mattina a salire lungo il costone aspromontano sono i militari dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria, il braccio dell'arma che deve andare ad eseguire il blitz e bloccare il latitante, una squadra che ha studiato il percorso, i singoli sentieri e che ha il delicato compito di affrontare faccia a faccia il fuggitivo. Siamo andati proprio con loro, nei luoghi cornice della latitanza di Facchineri. La mattina del 7 marzo abbiamo svolto uno di una lunga serie di rastrellamenti qui nella zona compresa tra Passo del Lupo, Colle Longo e la Fiumara Vacale. Siamo riusciti a definire questa zona ovviamente grazie all'attività svolta dal nucleo operativo della compagnia di Tauria Nova, perché grazie alla sinergia lavoro, di riscontri, di informazioni tra noi e loro, abbiamo ritenuto che questa zona potesse essere quella occupata dall'abitante. Quella mattina noi siamo arrivati fino a Passo del Lupo, siamo scesi poi lungo questa fiumara e abbiamo individuato un sentiero lungo il quale risalire finché non ci siamo imbattuti, è proprio il caso di dirlo, nel rifugio dove poi al suo interno era nascosto il latitante. Questa operazione ha avuto un margine di rischio che noi ovviamente avevamo calcolato in fase di pianificazione. Il rischio principale poteva essere quello di essere scoperti dal latitante e avere anche un possibile conflitto a fuoco. Infatti non escludevamo il fatto che potesse essere armato. E in più tutti i rischi connessi all'asperità del luogo, che come si evince è molto comunque caratterizzato da un contesto impervio, quindi presuppone un'ottima conoscenza dello stesso e una capacità non indifferente di muoversi in ambiente montano. Ogni dettaglio era stato precedentemente preventivato, perché sapevamo che ogni piccola distrazione avrebbe potuto compromettere l'intera attività di indagine. Ciò che si vede per primo camminando lungo il percorso che porta al casolare è un lunghissimo tubo nero. Serviva per far giungere l'acqua. Qualcuno ha installato un impianto di irrigazione lungo la montagna dove ci sono soltanto pietre, alberi e piante e nessuna presenza di abitazioni o altri rifugi. Ed ecco che si arriva al covo utilizzato dal latitante. Ci sono ancora i pannelli solari per l'energia. Quando i carabinieri li hanno visti, hanno capito che erano nel posto giusto, al momento giusto. I pannelli solari, lanterna e la cisterna dell'acqua ci hanno subito fatto capire che potevamo trovarci di fronte a qualcosa. Quindi da quel momento la squadra si è organizzata per appunto intervenire mediante cinturazione ed ingresso dalla porta. La squadriglia cacciatori che quel giorno è intervenuta è scesa da quell'area, ha individuato l'ingresso del rifugio, che è questo piccolo sentierino, che conduce alla porta che è svoltando l'angolo a sinistra. In primo luogo loro hanno provveduto ad una cinturazione silenziosa dei quattro lati dello stabile
poi il comandante di squadra si è posizionato davanti alla porta, non appena l'ha aperta si è trovato davanti il latitante, gli ha intimato l'alt e lui, senza porre alcuna resistenza, subito si è inginocchiato a terra ed è stato assicurato. Il covo parla ancora di lui. Ci sono indumenti, prodotti per l'igiene, pentole, l'acqua corrente e poi batterie elettriche, tubi e cavi di ogni genere. C'è persino il giornale che riportava la notizia di alcuni arresti per 'ndrangheta compiuti proprio nella piana di Gioia Tauro. Il latitante si teneva informato, non immaginava che il prossimo sarebbe stato lui. Il casolare che lo ha ospitato diversi mesi è ancora là, un immobile fatiscente di 4 metri per 4 dalle precarie condizioni igieniche. Cumuli di spazzatura e insetti di ogni tipo erano il suo scenario quotidiano. Ha preferito vivere in queste condizioni pur di non entrare in cella. Questo è un rifugio anomalo rispetto agli ultimi ai quali siamo stati abituati. Rappresenta un covo, un nascondiglio che risponde a delle condotte di latitanza che non si vedevano da parecchi anni, da diversi anni. E questo ci fa riflettere, ci fa pensare che ancora ci sono persone che scelgono di nascondersi in questo modo. Però abbiamo dato un'ulteriore dimostrazione che lavorando insieme possiamo raggiungere anche questi risultati. Un casolare abbandonato nella montagna, un rifugio di 4 metri per 4. È qui che il latitante Facchineri si è nascosto per mesi. Ha preferito stare solo nelle montagne piuttosto che andare in galera. Una latitanza di altri tempi, quella di Facchineri. Non ha scelto un bunker né una casa di qualche complice. Ha tentato di isolarsi dal resto del mondo. L'andrangheta però ha delle regole che non permettono deroghe. Gli esponenti più influenti devono comunque rimanere in zona. Il territorio deve sapere che i capi sono vicini. È sempre meglio stare qui che in carcere, perché comunque si ha un controllo dell'attività del territorio sempre aggiornato e sempre costante. Come potete ben vedere, le zone sono impervie, la difficoltà di vivere in queste zone è alta, però un soggetto, un boss, decide comunque di rimanere in queste zone perché per la cosca, per la cittadinanza, per il territorio è un segnale molto forte. Si viene a creare attorno a quello del latitante una figura quasi divina, quindi serve proprio alla cosca il fatto di avere in famiglia un latitante, nonostante tutte le difficoltà. Per il territorio comunque è un segno di assoggettamento rispetto a quella cosca. Quindi il latitante, nonostante tutte le difficoltà, nonostante le impervie, decide di rimanere nel territorio. Possiamo ben capire come il latitante fosse sempre aggiornato sulle dinamiche territoriali, con giornali del territorio, quotidiani del territorio, con comunque aggiornamenti anche dal punto di vista giudiziario. Infatti il latitante, abbiamo trovato dei codici penali all'interno del rifugio. L'andrina esercita il suo dominio criminale a Cittanova e dintorni. Nella geografia delle cosche questo è il suo territorio di appartenenza. Insieme al gruppo degli albanese Raso Gullace comandano in questa lingua della provincia tirrenica. Ed è proprio con queste tre famiglie che i Facchineri entrano in guerra. Tra gli anni 60 e gli anni 70 inizia la faida. Il 23 marzo del 1964 viene ucciso Domenico Geraci, ritenuto legato ai Facchineri. A questo primo assassinio la cosca risponde con quello di Antonio Albanese. Questi due omicidi portano l'intervento di altre 'ndrine, come gli Avignone e i Pesce Piromalli. I locali di Rosarno e di Gioia Tauro si schierano da un lato e dall'altro. Fino al 1980 saranno 32 i morti della prima guerra di mafia di Cittanova. Ad uscirne sconfitti saranno i Facchineri.
Molti esponenti fuggiranno dalla piana di Gioia Tauro, alcuni andranno anche nella capitale e qui si legheranno persino con esponenti della banda della Magliana. Alla fine degli anni Ottanta i Facchineri ritornano in sella e l'alleanza mafiosa questa volta viene stretta con i Valente Mercuri Ferraro e poi con i Sorbara e i Landini, clan di San Giorgio Morgeto. Si riapre la faida. Tra il 1987 e il 1991 il bilancio è di 27 morti e 9 tentati omicidi. In questa seconda fase i Facchineri riescono a conquistare parte del territorio cittanovese. Cosca Facchineri, che posso riassumere essere una famiglia d'andrangheta storica di questo territorio. Tra gli anni 70, 80 e i primi anni 90 sono stati protagonisti di una sanguinosissima faida, appunto contrapposti alla famiglia Raso Gullacciabanese, che ha lasciato sul territorio numerosissimi morti. Si occupano di estorsione, traffico di droga, di armi, in passato anche traffico di eroina e sequestri di persona. A propaggine in tutto il territorio nazionale, in particolare nel centro e nord Italia. Recenti operazioni di polizia degli ultimi anni a Genova, Lucca, Milano, in cui sono stati sequestrati beni mobili e immobili per milioni di euro e eseguite diverse decine di ordinanze di custodia cautelare, dimostrano l'attuale pericolosità di questa cosca. Nonostante l'assoluzione in primo grado per il reato di associazione mafiosa, l'arresto di Facchineri ha rappresentato un momento importante per il ripristino della legalità sul territorio. L'averlo scovato lì in mezzo alle montagne è la dimostrazione concreta della forza dello Stato, uno Stato che non conosce ostacoli. Nel momento immediatamente precedente alla cattura è adrenalina. Tutta la fatica che si è fatta per salire d'un tratto sfanisce e ci si sente carichi di energia. Nel momento in cui si raggiunge l'obiettivo, si cattura il latitante, le sensazioni sono fierezza e orgoglio di appartenere a questo reparto e a questa istituzione. L'arresto è frutto di un'articolata attività investigativa in cui ogni singolo militare ha dato il proprio contributo, il proprio sacrificio per raggiungere l'obiettivo. Quindi molta emozione, la possibilità che qualcosa non vada per il verso giusto, ma fortunatamente, grazie anche alla professionalità di tutti i militari che hanno partecipato all'operazione, compresi i cacciatori di Calabria, siamo riusciti a raggiungere positivamente questo risultato operativo sotto il costante coordinamento e aiuto della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Le indagini vanno sempre avanti perché il territorio ha bisogno di risposte continue e sempre aggiornate e l'Arma dei Carabinieri, la Compagnia di Taurio Nova, il Comando Provinciale di Reggio Calabria spende tutte le sue risorse in stretta collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia, con lo Squadrone di Portato Cacciatori di Calabria e quindi la forza Stato è questa, quella di continuare sempre nel riuscire ad ottenere risultati importanti per il territorio, per la regione, per l'Italia. A pregare tutti i santi, a sogno calabrisi e pegno di la rocca, e ad un ne vai e vai miravano la porta. E se è una vecchia storia che non la sa nessuno, la
saggio solo io e Gesù Cristo puro. Un lupo quando è ora comincia a gridare, la luce fascia fascia comincia a lampeggiare. Qui di giovanotti chi sta la pulizia, sparata tutta forza sta brutta compagnia. Stanno avvicinando con limite di mano, non avete paura che su quattro pezzenti lui simila di tanti e simi più potenti. Mamma, mamma, mamma retta mia, la si spacca il coro, penso sempre sulla zia, la si spacca il coro, penso sempre sulla zia. Sparammo con pistole, con fucile e cannabuzzi, ma erano già assai e ne pigliara tutti. Sparati giovanotti, chi sta la polizia, sparata tutta forza a sta brutta compagnia. Sparata tutta forza a sta brutta compagnia. Mamma, mamma, mamma retta mia, da si spacca un coro, penso sempre sulla via. Vi circondara tutti gli anni miseri manenti, erante marze vennari e purude di assenti. Stu maledetto giorno che mi porta a sfortuna, la giancio la mia mamma in tase quattro mura, la giancio la mia mamma che vuoi tanta malata e prega notte e giorno alla Madonna consacrata. Mamma, mamma, mamma retta mia, ma si spacca il coro, penso sempre sulla zia, ma si spacca il coro, penso sempre sulla zia. A sogno calabrisi e vengo di la rocca e a dove vai e mai io miravano la porta. Great big story.